Allora, oggi parliamo di Excel ed è la seconda, chiamiamola puntata, nel senso che già una volta avevamo iniziato a capire, secondo me abbastanza bene, quanto fungioso potessimo fare all'interno di Excel. Oggi facciamo un passo importante, non so onestamente se riusciremo a completare tutto il programma che noi ci eravamo dato, non lo so perché il programma era piuttosto ricco e anche gli obiettivi che ci eravamo dati piuttosto elevati. Quindi magari potrebbe essere l'occasione invece per alcune cose vederle in un terzo incontro, focalizzati davvero su alcuni aspetti piuttosto complicati. Penso soprattutto alle tabelle tipo che potrebbero sì, essere insomma un argomento di difficile compressione, di comprensione e quindi non facilissima intuizione per tutti, se non con una spiegazione dettagliata per cui oggi magari non c'è. Vi dico anche che ho attivato una funzione che non conosco e quindi spero che vi sia utile e che possa servire, un automatismo che propone Zoom, grazie all'intelligenza artificiale, che è un riepilogo dell'incontro, ovvero l'intelligenza artificiale sta in qualche modo ascoltando e capendo di cosa noi parliamo e dovrebbe farvi avere per iscritto all'indirizzo mail che avete indicato quando avete fatto l'accesso, se si indica, un riepilogo di quanto informato a HTML, di quanto ci siamo detti. Se no, vi toccherà seguire il video sui nostri canali. Presento, perché ormai sono stato, come dire, retrocesso a ruolo di presentatore, un po', diciamo così, alla Pippo Baudo. Amadeus, ha i due attori principali, uno lo conoscete, non riusciamo a liberarcene, è Tommaso, per caso qualcuno di voi apprezza, e l'altra è una persona che molti di voi credo conoscono perché partecipa spesso ai nostri incontri, è Rossana, l'abbiamo coinvolta perché è molto più di noi. Quindi sia mia che di Tommaso, lavora con Excel e quindi è una persona molto esperta di quanto con Excel si possa fare indipendentemente dall'uso di JAWS. Sottolineo indipendentemente perché è una cosa a cui tengo in particolare modo, cioè oggi vedremo naturalmente come si fanno cose complicate in Excel con JAWS. Ma è importante che voi sappiate che l'obiettivo è fare certe cose indipendentemente che noi le facciamo con Zoom, cioè le potenzialità di Excel sono disponibili a voi come a chiunque, anche non tempeggioso, quindi perfettamente vedente. Insomma, spero di aver spiegato qual è l'obiettivo. Mi taccio, lascio la parola a Tommaso che inizia e poi a seguire, insomma. Seguiremo appunto Rossana e tutti voi possono avere domande. Mi raccomando, fate domande perché l'argomento è abbastanza tecnico. Tommaso, inizia tu e poi io. Ok, Rossana, di cosa parliamo oggi? Parliamo di ordinamento e filtraggio, vero? Rossana, ce l'abbiamo? Mi sentite? Eccoci, Ah, eccoci. Allora, ok. Rossana, introduciamo un pochino, ecco. Sì, parliamo di ordinamenti e filtri, avevamo detto, Esatto. e ci siamo un po' inventati diciamo un caso, un piccolo caso studio, piccolissimo, che però potrebbe essere poi un'idea che ognuno di noi può portarsi a casa ed eventualmente sviluppare, un po' per fare esercizio, un po' anche per, diciamo, implementare questo archivio, no? Perché l'idea è quella di un piccolo, chiamiamolo bilancio, insomma una parola grossa, ma Certo. di una piccola nota spese, delle nostre spese, di casa.
Sì, domestiche, no? Quindi domestiche, sì, ma poi insomma la struttura può essere adattata Sì. a qualsiasi tipo di attività, no? E quindi abbiamo preparato un archivio che si chiama bilancio, in questo caso bilancio XLS, che Tommaso ha già sul proprio PC, e che dobbiamo aprire. Ok, io l'ho Tutti, già tu aperto. l'hai già aperto? Adesso lo vado a condividere. Condividici l'audio, che così. Eccoci qua. Bilancio.xl, Sales Excel, bilancio.xl, Mettiamo tutto Ads, schermo aiuto menu. e siamo pronti. Giorno 1. Ok. Allora. Abbiamo una schermata qui. Sentite un po'. Abbiamo un foglio di partenza che si chiama Sales Excel, base dati appoggio. base dati appoggio, cioè un foglio di appoggio da cui noi partiremo. Faccio io questo piccolo cappello introduttivo per dare inizio un pochino alle danze. Ne approfitto anche per abilitare immediatamente il visualizzatore Braille, in modo che Andrea possa descrivere a coloro che ci seguono che cosa visualizza il mio display Braille. Spazio visualizzativo, il visualizzatore Braille. Molto bene. Allora, io adesso sono su questo foglio, le cui intestazioni vi farò sentire. Giorno, mese, tipologia, spesa, importo. Giorno, mese, tipologia, spesa, importo. Ho dato il comando insert freccia su per farmi leggere la riga in modo continuativo. Quindi sentite. Mese, giorno A1, mese B1, tipologia, spesa, C1, importo B1, La giorno. prima cosa che andrò a fare, per chi mi conosce sa che sono un fan di questa cosa, sarà andare a impostare quelle che sono le intestazioni in modo che Jaws poi ci assista nella navigazione, leggendoci ogni volta che ci spostiamo l'intestazione della riga o della colonna alla quale arriviamo. Quindi Ctrl-Alt-Inks-C Imposto intervallo righe per titoli colonna 1. e anche Imposto intervallo colonne per titoli di riga A. R. Ok, ora proviamo a vedere se funziona. Mese, giorno, giorno A1, mese, tipologia, giorno, 6, 6, A2, mese, 02 febbraio, B, tipologia spesa, alimentari, C, importo, 5200, D2. Molto bene, vedete come adesso viene vocalizzato tutto. Se poi vogliamo cambiare, ad esempio, le intestazioni delle righe, lo possiamo fare in corso d'opera senza nessun fastidio. Rossana, vai! Sì, no, vabbè, avevamo pensato anche di far vedere come si rinomina un foglio, cioè come ci si sposta tra i fogli Esatto. di questo file, e possiamo far vedere Certo. come rinominarlo piuttosto che come aggiungere un foglio, piuttosto Sì, che, però la prima cosa da fare è come andare a trovare i fogli, no? la Che lista, spesso è una no? delle cose che domandano, ma come faccio ad andare nella lista dei fogli? Perché sappiamo che una cartella di lavoro di Excel può contenere n fogli e io posso su questi fogli rinominarli, spostarli, inserirli e cancellarli. Certo. Scusa, mi permetto di aggiungere una cosa, per quale motivo in Excel io devo avere più fogli? E il motivo è abbastanza semplice, ovvero è una questione di logica e di gestione dei dati. Io raccolgo in fogli diversi dati diversi per poi avere eventualmente una tabella che mi riepiloghi e mi raccolga quei dati in modo a me comprensibile e più utilizzabile. Aggiungo soltanto, ma non voglio fare il professore, aggiungo soltanto che oltre ad avere fogli diversi, io posso in Excel anche collegare proprio file diversi. Quindi io nella tabella di riepilogo e di raccolta dei dati posso anche appoggiarmi, oltre che all'interossana e adesso, oltre ad appoggiare fogli diversi interni allo stesso file, posso anche prelevare dati da un file diverso, quindi un file esterno, magari in rete, condiviso da altre persone. Vi taccio. Anche da un database che sta su un server, Sì. no? Un database di access, un database di quello che Sì, vuoi. Per assolutamente sì. fogli si intendono pagine di uno stesso libro, di uno stesso file. Quindi dobbiamo capire bene il concetto di file
uguale cartella, cioè che poi io non mi piace chiamarlo cartella perché cartella poi nella nostra, così, nella nostra accezione è più la cartella che contiene più file, Sì. no? Quindi io lo chiamerei piuttosto file Excel, anche se spesso nelle guide si trova cartella di Excel, a me non piace, lo chiamo più semplicemente file. In inglese lo chiamano workbook, cioè libro di lavoro, Esatto, no? workbook e i fogli si chiamano sheet. Esatto. Quindi all'interno di un file io posso avere più fogli. Il file che adesso ha Tommaso in particolare contiene due, tre fogli, tre o quattro fogli. Adesso Certo. possiamo anche vederli, no? Così magari mostriamo come si fa ad andare a navigare tra i fogli e Certo. quindi a Abbiamo vari metodi. spostarsi tra i fogli. Allora, abbiamo un metodo JAWS e un metodo Excel. Il metodo JAWS consiste nell'invocare uno script che ci dà la lista dei fogli. Dopo con le frecce ne scegliamo uno e premiamo invio. Il comando da dare è INX SHIFT S. O per chi avesse il portatile, Caps Shift S. Menu contestuale, inserisci punto punto punto. Escape, chiudo menu 52, z, vuoto, e, import, tipologia, mese, giorno, se. Control Shift S, trova e Ah, sostituisci, escape, CTRL ALT seri, S, alt, scusate. s. 15, seri, a 2. Menu contestuale, inserisci, primo, escape, chiudo, seri. Ah, no, non sta funzionando più, vabbè. Comunque, CTRL ALT S. Tra una versione di JAWS e l'altra si spacca spesso questo tasto. Per cui Sì. facciamo il metodo Excel, cioè premiamo F6. F6, base dati appoggio scheda. Ok, e abbiamo varie schede e con le frecce ne possiamo scegliere una. Sentite. Foglio 2 scheda. Parametri scheda. Pivot scheda. Parametri scheda. Foglio, base dati appoggio scheda. Ok, premendo invio su una di queste, accederemo al foglio che ci interessa. Per cui se facciamo Foglio 2 scheda. foglio 2. Invio, foglio 2, foglio vuoto, vuoto, B1, vuoto, B1. Ok. Se noi volessimo, potremmo anche premere il tasto del menu contestuale sopra una di queste schede. Infatti Sì, rinomineremo, no? Il foglio 2 lo rinominiamo. torna per esempio in base dati F6, foglio 2 scheda. appoggio, Base dati appoggio oppure scheda. resta lì sul foglio e facciamo un Foglio 2 rename scheda. da lì, Rename, come tasto preferite. destro, tasto applicazioni. Applicazioni. Gruppo, inserisci punto, elimina 2, rinomina 3 di 7, rinomina foglio Rinomina, R. diamo invio. Invio, chiudo menu, bilancio.xlsx, scheda del foglio editazione, foglio 2. F, vuoto, Qua JAWS non vuoto. legge, per cui dobbiamo stare molto attenti perché lo spelling qui, i caratteri non vengono letti mentre vengono Fine. Vuoto. digitati. E Vuoto. ci scriviamo foglio di lavoro. Lavoro. Invio. Vuoto. Verifichiamo quanto fatto, F6. F6. Foglio di lavoro scheda. Ottimo, benissimo. Foglio di lavoro scheda. Quindi, ricapitolando, F6 accediamo alla lista dei fogli e da qui possiamo sceglierne uno. Diamo invio se lo vogliamo attivare o tasto destro se lo vogliamo cancellare, riordinare o eliminare. Giusto? Ok. Mi sentite, vero? Sì. Ok. No, perché mi pareva fosse caduta la No, linea. no, no, no. Ok. E un altro metodo per spostarsi tra i fogli, se io sono all'interno di una qualsiasi cella di Excel, è CTRL pagina giù per andare avanti, CTRL pagina su per andare indietro. Invio. Questo è un comando Excel. F6. Adesso Foglio di lavoro clicchiamo vuoto lì. A2. Ok. Parametri, fine del foglio B13. Foglio di lavoro, foglio, base dati appoggio, fine del foglio di lavoro, foglio. Ecco, vedete che con CTRL pagina su e CTRL pagina giù io mi sto spostando tra i fogli contenuti all'interno di questa cartella di lavoro, questo file Excel, questa cartella di lavoro. Scusate, mi permetto soltanto di aggiungere che seppur il comando è CTRL freccia su, CTRL freccia giù, in realtà i fogli sono posizionati sovrapposti l'uno all'altro e io mi sposto in un senso che è orizzontale e non verticale. Dovete proprio pensare a dei fogli che, come su un tavolo, io sovrappongo, ok? E quando mi sposto da un foglio all'altro, sostanzialmente scorro in senso verticale. Quindi, se state lavorando con una persona vedente, ok, dovete sapere che sto scorrendo in senso verticale. Non fa alcuna differenza, però è giusto così.
È un po' come se io girassi pagine in un libro, no? Ok, Rossana, prossima operazione? No, ma volevo anche ricordare, che secondo me è molto importante perché lo uso anch'io spesso, se fai vedere come dall'applicazione JAWS ci dà un aiuto per andare a vedere quali sono i comandi, i principali comandi per quell'applicazione. Ah certo, insert H. Perché, esatto, in sacca. Link elenca le scorciatoie da tastiera comuni in Excel, insert più W. Link leggi le coordinate della cella attiva, insert più C. Link leggi la formula Se di Excel, abbiamo qualche più Ctrl più dubbio, F2, F2. Link metti la formula di velocemente Excel al così. visualizzatore virtuale, tasto Just più Ctrl più F2 due volte velocemente. Link leggi il titolo della riga, tasto Just più Alt più Shift più R. Link leggi il titolo della colonna, tasto Just più Alt più Shift più C. Ce ne sono una miriade. Troviamo i principali, qui ci sono i principali comandi, però vi assicuro che sono quelli più usati, insomma, perché magari ed è comodissimo perché resti sull'applicazione dove stai lavorando, ecco. Da differenziare rispetto all'INS W, che invece ci dà i comandi. Esatto. Vai a sentire magari l'INS W, che Sì. così. Per attivare la ricerca rapida delle applicazioni di Office, premete Alt più X per espandere un pulsante combinato, premete Alt più freccia giù. Questi sono alcuni tasti di scelta rapida di Excel, somma Ecco. automatica. Usate Alt più uguale vai alla cella, usate F5 per avviare una formula, usate uguale seleziona tutta la colonna, usate Ctrl più spazio seleziona tutta la riga, usate Shift più spazio, usate i tasti di selezione Questi standard per Windows Escape. sono comandi di Excel propri dell'applicazione Excel. Ok? E aggiungo anche un'altra cosa. Insert spazio J. Spazio. Ricerca comandi di Jazz, finestra di dialogo, editazione, cerca. Non mi ricordo un comando per le formule, scrivo formul e con tab. Leggi formula, tasto Jazz più Ctrl più F2, livello di intestazione pre-link, insert più Ctrl più F2 link, elenco celle con formule, insert più Shift più F, livello di intestazione pre-link. Me li cerco, ok? Escape. Quindi anche solo per imparare a muovere i Più primi Ctrl più passi o F2, menu, sistema, comunque, escape. secondo me sono Elenco celle. gli strumenti Alt F4, molto, bilancio cioè, punto. ce li leggiamo, insomma, ecco, dobbiamo leggerceli. Esatto. No, tornando al nostro file, volevo farvi così, far notare una piccola cosa, così una curiosità che poi magari potrebbe essere oggetto di approfondimento per le prossime volte. Se tu vai nella colonna, perché non abbiamo ancora guardato il contenuto di questo file, siamo rimasti alle intestazioni, no? Però chiaramente questo file ha le intestazioni e poi sotto, a partire da riga 2, abbiamo inserito dei dati. Quindi, Tommaso, se andiamo a vedere la riga 2, Sì, eravamo vuoto, sul foglio base dati appoggio. vuoto A2, base dati appoggio, Adesso ci fine del foglio, siamo. giorno, 6, 6, A2, Ecco. Riga 2. Sì. mese, 02 febbraio, B2, giorno, 6, A2, mese, tipologia spesa, alimentari, C2, importo, Fermaci un attimo sul 00, B2, mese, perché secondo mese, me lì c'è 02 febbraio, B2, contiene una menu acceso con vari dati. cosa un po' Una cosa un po' curiosa. Di validazione dati. Mese, Spesso 02 penso febbraio, B2, contiene menu tutti acceso con noi vari abbiamo dati. provato. È il menu che troviamo anche nelle applicazioni che vengono sviluppate, no? Cioè, in Excel, nei siti internet, troviamo questo menu detto menu di convalida dati piuttosto che menu a tendina, insomma, ci sono vari modi per chiamarlo, no? E qui noi così l'abbiamo utilizzato per metterci dentro l'elenco dei mesi, perché siamo nella colonna mese. Esatto, in modo che E lo era dobbiamo per scrivere farvi a vedere come mano. si apre un menu a Esatto. discesa, un menu a tendina. Scusate, Forse aggiungo Giorgio ce lo dice soltanto, anche. scusami Rossana, aggiungo soltanto una cosa che è fondamentale, a mio avviso, anzi due. La prima, all'interno di questa colonna, in tutte le celle di questa colonna, non è possibile scrivere il dato come voglio io, ma posso soltanto selezionare tra i valori pre-indicati, precaricati da colui che ha costruito il foglio Excel in origine. In questo caso posso scegliere solo tra i mesi in elenco. Perché si fa questa cosa? Per avere dei dati omogenei, per poi poter farci delle lavorazioni. Perché se uno scrive,
febbraio, se uno scrive 02, se uno scrive 02 slash 24, così via, sono dati non omogenei, rappresenteranno sì tutti dei mesi, ma alla fine non riesco ad aggregare i dati per fare delle lavorazioni successive. Bra, esattamente. Io in Braille in questo momento vedo B2 6 mese 02 febbraio tendina. Proprio, mi scrive tendina, ok? Per aprire la tendina, alt freccia giù. 03 marzo 3 di 12, 04 aprile 4 di 12, 05 maggio 5 di 12, E ne scelgo uno. 02 febbraio Biblio, 02 febbraio B2 contiene. Io non posso scrivere nient'altro se non quello che questa tendina mi propone, ok? Ecco. Bene. Bene. Vabbè, nella colonna 1 abbiamo banalmente il giorno, avevamo messo il giorno in cui io ho inserito, diciamo, queste informazioni. Nella colonna 3 abbiamo la tipologia di Spesa spesa alimentare C2 e qui 15 possiamo3 scorrere. Anche qui, alimentare C2 se volessimo, potremmo creare un menu a un tendina, sì. menu a tendina di convalida dati, così saremmo sicuri che quando dobbiamo fare la spesa utenti piuttosto che la spesa alimentare, piuttosto che la spesa abbigliamento, non lo so. C'è qualcuno, scusate, che ha l'audio attivato a cui chiedo gentilmente di mutarsi. Grazie. Sì, l'ho Lo disattivato io, scriviamo. scusate, non era tempo. Lo scriviamo assolutamente in maniera corretta e possiamo poi decidere che la nostra tipologia di spese è in quella cerchia di spese, non possiamo, come dire, censirne altre se non andando a fare un lavoro che va ad implementare quella tendina e soprattutto perché se poi dobbiamo usare i filtri per fare delle considerazioni piuttosto che dobbiamo ordinare quei dati su quel campo, siamo sicuri che comprendiamo tutte le informazioni. È molto Scusate, importante. chiede Francesca, la domanda è molto pertinente, se ci spiegate anche come posso creare un campo, scusate, una colonna, quindi le celle, con il menu, con valida dati. Allora, riusciamo a cerco di spiegarlo a voce, ma non lo mostriamo, altrimenti diciamo andremo un po' fuori tema. Cioè, diciamo che il tema è molto legato, però è un po' lungo da far vedere e cerco di spiegare un po' i concetti e di andare un po' di dare un po' magari le dritte dove si trovano queste cose. Poi facciamo la videopillola Allora, così se l'ascoltano. si trova, bisogna partire dal menu dati, mi sembra sviluppo, e c'è proprio la voce convalida dati, però si può usare, come diceva Tommaso prima, l'ins J e poi andare a scrivere magari convalida dati. E la cosa è un po' articolata, quindi meriterebbe anche quello un approfondimento. Comunque si parte da lì e si possono poi scegliere, cioè devo dare sostanzialmente l'elenco delle voci che voglio poi appaiano in questo menu a tendina. Ok? Quindi posso scegliere se scriverle direttamente piuttosto che se dire che queste voci si trovano in una zona di un foglio Excel, chiaramente, perché è tutto interno al foglio Excel questo, no? Può essere un altro foglio, può essere lo stesso foglio sul quale sono, insomma, dipende un po' da come vogliamo strutturare il nostro lavoro. Allora, io, per come sviluppo, diciamo, le mie piccole applicazioni, per come ho sviluppato anche questa applicazione piccolina, diciamo, ho pensato di mettere l'elenco dei mesi in un altro foglio all'interno di questo file, in particolare nel foglio che io ho chiamato parametri, perché questo così è un parametro che poi utilizzo in giro per gli altri fogli, e ho creato in una zona particolare di questo foglio l'elenco dei mesi. Ok? A questo foglio poi ho anche dato un nome per cui la mia convalida dati fa riferimento a quel nome. Qui mi rendo conto di aver messo tutta una serie di concetti abbastanza, sì, che per me sono, come dire, quotidiani, ma magari per qualcuno Scusate, di noi non sono scusate un così secondo immediati. soltanto.
Mi assento un minuto soltanto, ragazzi. Sì, Della tutte formula di queste cose azione. che ho detto implicherebbero un po' far vedere, ecco perché ho introdotto il concetto di nome, che è un concetto molto importante in Excel, perché nome è sostanzialmente una zona di un foglio a cui io do proprio un nome, si chiamano nomi apposta, e che poi posso utilizzare in tutta una serie. Nelle formule che poi scrivo in Excel. Le formule, allora noi magari conosciamo delle formule semplici, la somma piuttosto che la media, piuttosto che, ma ci sono delle formule che prevedono molti parametri piuttosto che sono molto articolate. Quindi l'utilizzo dei nomi all'interno delle formule semplifica sia quando vado a scriverle, ma soprattutto quando poi vado a leggerle, a capire se devo intervenire, se devo modificarle, se devo mantenerle, mi semplifica moltissimo la vita perché piuttosto che leggere una serie di riferimenti complicati, leggo un nome, vado a vedere tramite un menu di Excel, in particolare all'interno del menu Formule ho la Eccomi. voce gestione nomi, io posso andarmi a vedere tutti i nomi che sono stati definiti in quel file e eventualmente utilizzarli, modificarli e quant'altro, insomma, ecco. Comando di riunione Spero di fornire. essere stata chiara, cioè Attiva il audio. convalida dati meriterebbe, Attiva audio. meriterebbe una lezione anche lui, insomma, ecco. Però vi invito a essere, come dire, curiosi, no? Io adesso noi stiamo dando così degli spunti, Faccio. perché l'obiettivo era quello di Disattiva dire, audio mettiamo un attualmente. po' di curiosità alle persone in maniera che poi, un po' con, il supporto di Excel in Google, che è molto, viene tutto spiegato molto bene, un po' con la curiosità di andare dentro ai menu e provare, perché poi, finché uno. Cioè, è bello anche provare, no? Vedere cosa succede e poi magari confrontarsi, insomma, ecco, quindi l'invito a essere curiosi. Eccoci, Quindi ne se faremo non facciamo vedere la senz'altro. convalida dati e andiamo a parlare, a cominciare a vedere la colonna importo Sì, sul quale magari possiamo cominciare a lavorare per vedere un attimo la somma che avevamo forse visto, che era stata spiegata forse nella prima lezione, però siccome è una delle cose più comuni da usare, vale la pena di rivederla anche perché anche Giose ci viene incontro per certo. certi aspetti. Ok, quindi Giorno. siamo nella colonna importo, abbiamo tutti gli Sì. importi. Ecco, Sei, 52.00 di 2, 15, 75.00 di 3. magari io cambierei l'intestazione di riga in modo che ci dica gli alimentari piuttosto che il giorno, perché del giorno ce ne facciamo poco, no? Tipologia spesa, mese, Tipologia spesa tipologia spesa, C1. e facciamo Ctrl+Alt+SR Imposto intervallo colonne per i titoli di riga C. e adesso vediamo. Importo, import 1, 5200 di utenze, 7500 casa, 1800 divertimenti, 30.00 Meglio, di no? 5. Ok. Vogliamo fare una somma? Sì, facciamo una somma. Utenze, Quindi alimenta, andiamo in basso. utenze, casa, abbigliamento, 50.00, abbigliamento, divertimenti, alimentare, vuoto di 16. Avrei anche potuto fare sicuramente fine e Sì, dopo premere la fine. freccia in basso. Certo. Ho preferito scorrere la colonna. Facciamo la somma automatica, quindi o possiamo fare o somma aperta tonda di 2, 2 punti di 15, oppure fare la somma automatica alt uguale. In questo caso, chi ha vecchie versioni di JAWS deve fare inst re prima perché quel tasto era stato occupato da uno script. Adesso è stato sistemato, quindi vi basta fare alt uguale, alt shift 0. Di 2 2 punti di 15, bilancio.xl66 barra della formula editazione uguale somma di 2 di 15. La formula ce la propone, somma di 2 di 15 è corretto, quindi diamo invio. Invio vuoto di 17, 636,50 di 16, contiene formula. Molto bene. No, volevo ricordare che in qualsiasi cella della colonna importo,
Sì. Si può avere, anche se io non sono posizionata sulla cella dove tu adesso hai fatto il totale, Sì. posso avere la lettura del totale. Cos'era? In scans o in center, non mi Ins, ricordo. enter del Ah. tastierino del pad, mi pare. E chi non l'ha, va lo stesso, no? Totale uguale Sì, 636. va lo stesso. Perché sappiamo che tanti usano i portatili, quindi il pad. Io in ufficio non ce l'ho, per esempio. Ah, ok. E Totale come uguale si... 650. Caps enter va uguale. Ah, ok. Alimentari. Edit totale uguale 636,50. Totale della colonna. Se uno dovesse sviluppare la somma nella riga, il totale sarebbe inkscanch. Ok. Di solito è tutto in colonna, insomma. Sì, beh, qualche volta anche in riga, dai. Dai, cominciamo a parlare di questi filtri, di questi ordinamenti, sennò Ok, dicono, ma sì. di cosa... Allora, Certo. cancelliamo il totale Vuoto, diritto, e così. ok. E Vuoto, diritto, vuoto, di 16. ho cancellato. Diciamo che per cominciare a vedere in maniera molto semplice tutte le cose che io posso operare su queste qua, su questo piccolo file per quanto riguarda l'ordinamento e i filtri, io attivo, che è un comando di Excel, sulla riga, diciamo, delle intestazioni, il Ctrl Shift L, Utente, divertimenti, volume. 30 e 0. Sì, Ctrl Shift L. Oh, mezzogiorno, Ecco, non so se Joser, a me non recita niente. Appena attivato. 25 a No, non 5. dice niente. Ctrl Oh, Shift neanche a L. me, ok. Però se io mi risposto, Mezzogiorno, sì, esatto, 25 a stavo 5. dicendo. Mese, 02 febbraio, Ti B5. accorgi? La difesa con valida dati. Giorno, 25, casa, utente 1. Ah no, ho sbagliato. Mezzogiorno, giorno a 1, nessun filtro applicato. Ah, nessun Sono. filtro applicato, ecco. Così io Ok. sono sicuro che adesso posso applicare volendo dei filtri. Sì. Ecco, per togliere, perché tanti mi dicono, ma come si fa? Sì, ripreme Ctrl Shift L, si ritoglie questa cosa, ok? Ok, la mia domanda per te è, se io applico dei filtri, poi li tolgo e ripremo ancora, mi mette gli stessi che avevo applicato o devo rifare tutto? Sai che non lo so, secondo me li cancella. Ah, ok. Non ne sono sicura, non ho mai provato, perché c'è anche la cosa fra le opzioni che hai lì. Prova ad aprire su un qualsiasi campo. Adesso non hai nessun filtro attivato, quindi hai la funzione elimina filtro che è disattivata. Quindi, secondo me, fino a che tu non premi quell'elimina filtro, se non chiudi cioè, se tieni il file aperto, secondo me ti mantiene i filtri. Perché Ah, ok. penso, non l'ho mai sperimentato, Gruppo sinceramente, ordina dal però. più piccolo al più grande, uno di ordina dal più grande al più piccolo, ordina per colore sotto menu, visualizzazione foglio sotto menu, cancella filtro da giorno non disponibile, filtra per colore non Vedi? disponibile sotto menu. Sì, è tutto oscurato perché giustamente non avendo messo niente. Però c'è la possibilità giustamente di togliere i filtri, quindi se tu lo togli e poi l'hai tolto, ma se tu togli, diciamo, perché questo Ctrl Shift L secondo me è una visualizzazione, cioè è un modo per operare sulle... Ma il fatto che tu lo tolga non vuol dire che togli i filtri, togli Certo. come accedere ai filtri e agli ordinamenti. Ah, cioè Che è tolgo la diverso. maschera di ordinamento di Secondo me chiudere. sì. Sì, ok. Quindi, non so, proviamo ad ordinare i dati per giorno, Cancella filtro, esempio. ordina per colore, ordina dal più grande al più piccolo, ordina dal più piccolo al più grande, uno di tre o. Da più piccolo al più grande, in teoria mi dovrebbe ordinare il giorno dallo 01 a quello Sì. che abbiamo, insomma. Adesso non so che giorni, cioè abbiamo un po' di giorni. Ordiniamoli. Invio. Chiudo menu bilancio.xl6xcel filtro auto alimentari, tipologia spesa, giorno a 1, ordini alimentari, 2 a 2 utenze, 2 a 3 utenze, 2 a casa, 3 a abbigliamento, 3 abbigliamento, 4 divertimenti, 4 1, 6 a Ah, utenze, perché 15 alimentari, dice. 15. Sì, beh, perché dice l'intestazione del Oh, che cosa esatto. abbiamo speso, che cosa abbiamo comprato in quel giorno. Ok. Possiamo anche toglierlo se vogliamo, e possiamo mettere le intestazioni che ci interessano. Mettiamo il mese perché così Casa. osserveremo una cosa Mese di uno, nessun filtro. importante. Mettiamola qui.
Imposto intervallo colonne per i titoli di riga B. Giorno 01 gennaio 2 a 01 gennaio 2 01 gennaio 2 01 gennaio 3 01 gennaio 3 a 01 gennaio 4 01 gennaio 4. Vedete, sono tutti, scusate l'eufemismo, ma per farmi capire, sono tutti i gennai. Sì. Andiamo Non va avanti. bene. No, No, andiamo 02 febbraio avanti. 6 a 02 febbraio 15 01 gennaio 15 02 febbraio 01 gennaio 02 febbraio 20 02 febbraio 28 vuoto a 6 vuoto a 17. Li abbiamo mescolati, no? Eh sì, perché lui, Perché ha ordinato per giorno, ma non per mese. ma non per mese. Noi Quindi, vogliamo l'ordinamento giusto per giorno e mese. o meglio, Esatto, diciamo che all'interno del così è mese. abbastanza inutile, no? Perché l'ordinamento solo per numero del giorno chiaramente ci crea soltanto un fastidio, non è un Sì, aiuto. non ci permette più che altro di leggere le informazioni in maniera. È più giusto dire che noi vorremmo in questo tipo di archivio un ordinamento che all'interno del mese ci ordini le informazioni per giorno. E Certo. quindi qui. Allora, intanto volevo far osservare che JAWS, cioè che, scusa, che Excel nella colonna giorno ci ha detto anche come ha ordinato i dati. Prova ad andare su in cella A1. La 16, 02 febbraio, mese, giorno A1, Ecco, ordinato dal per più piccolo esempio, al più una cosa che mi grande. viene in mente, per andare velocemente in una cella, se io so che devo andare velocemente in una cella, F5, vai a riferimento, home F5, editazione. vai a, scrivo A1. A1, invio, filtro automatico attivato, giorno A1, ordinato dal più piccolo Ecco. al più grande. Ok. Certo. Ordinato dal più piccolo al più grande, mentre il mese, subito dopo, non ha nessun ordinamento, non ha Mese, nessun mese filtro, non D1, ha nessun niente. filtro applicato. Ok? E neanche gli altri campi. Non abbiamo operato sugli altri campi, quindi sono Certo. rimasti così come li abbiamo definiti. Allora, per ordinare i nostri dati all'interno del mese in ordine di giorno, dobbiamo usare, diciamo, un filtro avanzato si chiama, o meglio personalizzato, mi pare che lo chiami Excel. Sì, ordinamento personalizzato. Ordinamento personalizzato che non è, diciamo, all'interno delle funzioni che abbiamo visto essere disponibili nel menu a tendina della riga 1, ma si attiva con il tasto funzione, con il tasto destro, con il tasto contestuale Sì. all'interno su una delle celle che accoglie il campo, il primo campo dal quale vogliamo partire, quindi nel nostro caso su mese. Mese di Ecco uno, qui, nessun quindi filtro tasto applicato. destro. Applicazioni, gruppo, taglia, uno di copia, incolla, ricerca intelligente, inserisci punto, punto, elimina punto, cancella, traduci, uno di, analisi rapida, filtro sotto menu, 2 di 3, cancella filtro da mese, Filtro sotto applica, 2 menu. di 2, applica il filtro in base al valore della cella selezionata, filtro in base al colore della cella, filtro in base al colore, filtro in base all'icona, cancella filtro, riapplica, 2 di, filtro in base al, filtro in No, base al. non è qui. Sì, sulla cella, sul B2 devi metterti. Ah, B2, Ok, ok. filtro sotto, ordine sotto, appunto, non sull'intestazione, questa è un po', ma su uno dei campi. Ah, su uno dei Sì, valori. su uno dei 01 valori. gennaio, Ok. B2, applicazioni, gruppo, taglia, 1 di copia, incolla, ricerca, inserisci, elimina, cancella, traduci, un, analisi, filtro sotto menu, cancella, filtro, Filtro. riapplica, filtro in base, filtro in base, filtro in base, filtro in base, cancella, filtro, riapplica, 2, filtro in base, filtro in base al colore del carattere, filtro in base all'icona del, cancella, filtro da mese, non, riapplica, 2 di, filtro in base al valore della cella, filtro in base al colore della cella, filtro in base al colore del carattere della, filtro in base all'icona della cella selezionata, filtro, ordina sotto Ah, menu, ordina credit, qui. ordina dalla A alla Z, ordina dalla, colore cella selezionata, colore carattere, inserisci l'icona di ordinamento personalizzato, punto, 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 6 di 6, consente di Ecco. scegliere opzioni, ad esempio eseguendo l'ordinamento in base a più colonne o righe oppure considerando la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, N. Invio, chiudo menu, ordina finestra di dialogo, ok, pulsante. Annulla Qui pulsante, adesso. ALTPA, Scusate, breve pulsante, ALTPA. spiegazione per chi si è magari un po' perso. Con questo comando che ci stanno facendo vedere, in sostanza io ho, Excel ha selezionato tutta la tabella ad eccezione della prima riga che io ho indicato come intestazione delle colonne, e a questo punto aggiungo i diversi livelli, non c'è un limite, con cui voglio fare l'ordinamento, ovvero creo un ordinamento a più livelli in modo che l'ordinamento venga fatto
prima per una certa colonna, poi per una certa altra colonna e così via. Ad ogni modo, al di là delle colonne, posso ordinare i dati in Excel per diversi criteri, ma facendo un ordinamento a più livelli, io do un ordine, appunto, di priorità per ordinare i dati. Procedete pure voi, tra me e Eccomi. Ecco, adesso lui propone già il primo ordinamento sul campo mese, perché noi ci siamo partiti da lì, ok? Quindi con il tab si possono scorrere i vari controlli, mi pare. Copia a livello pulsante. Opzione punto 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 pulsante. ALTPO. Campo per ordinamento griglia 2 di 2. Un secondo solo, arrivo. Yes. Scusate, ho solo un secondo di... Datemi 2 minuti, vi prego. Scusate, una mini emergenza. Arrivo subito, 2 minuti. Ok. Ci sono domande nel frattempo? Sì, cogliamo questa occasione di Perché questa è una cosa che pausa. bisogna ascoltare, insomma, nel senso che... Ecco, c'è da dire, Andrea, che Sì. chi ha una versione vecchia, tipo io, che ho JAWS 2021, questa finestra non è particolarmente, cioè, non è amichevole, insomma, ecco, diciamo che no, sì, non si riesce tanto, diciamo che non si riesce proprio, ecco. Bisogna andare un po' a intuito, contare i campi e sì. Spesso non hai l'ordinamento che vorresti, diciamo così. È un po' un problema, ecco. Può essere un problema, in Quindi effetti. penso dal 22, dal 23, forse anche già dal 22 sia sistemata. È una cosa molto importante perché, insomma, è una cioè ordinare i dati per Sì. 2/3 campi è penso sia una necessità. Non so, Sì, ditemi. assolutamente. Eccomi. Facciamo capire bene com'è questa schermata, Tommy. Ok, allora, Sì, con dicevo tab. Tommy che c'è da dire che io che ho il 2021 questa finestra non la Sì, domino. non la legge molto bene, Non mi ricordo certo. più se era dal 22 o dal 23 che era stata sistemata. Colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, giorno. Giorno. Vuoto, Questa vuoto. casella combinata va obbligatoriamente espansa perché se non la espandiamo non la legge, quindi alt freccia giù. Vuoto. Ordina in colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, giorno. Casella combinata, vuoto. Vuoto. Ah, si è rotta di nuovo. Ordina in base a casella combinata, valori c'è colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, ordina in base a, ordina in base, colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, tipologia spesa. Ordina in colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, tipologia spesa, spazio, casella combinata, vuoto, vuoto, L'avevamo vuoto. intestata, no? Si è rotta di Sì. nuovo, sì. Ordina in base a casella combinata, Quindi valori la c'è. finestra è riaprile. Escape. Vuoto. Escape. Filtro automatico attivato 01 gennaio B2. Contiene menu a difesa con vari dati. Ribbon superiore aperto. Home scheda 2 di 12. Inserisci. Live. Formula. Dati schede. Revisione. Dati. Menu recupera. Da testo. Da web. Da tabella. Menu recupera. Allora, Escape. Chiudo menu. Storica. riapro la 2. finestra. 01. Applicazioni. Gruppo. Copia. Incolla. Ricerca. Inserisci. Elimina. Cancella. Traduci. Analisi. Filtro. Ordina sotto menu. Ready 3. O. Ordina dalla A alla Z. 1 di. Ordina dalla Z. Colore. Cella. Selezione. Colore. Carattere. Selezione. Inserisci l'icona di ordinamento. Ordina dalla. Ordinamento personalizzato. Punto punto punto. 6 di 6. Consente di scegliere più opzioni. Invio, chiudo menu, ordina finestra di dialogo, ok pulsante, aggiungi livello pulsante, elimina, copia livello pulsante, opzioni, punto, punto, punto. Ordina. Colonna intestazione, colonna, campo per ordinamento griglia, 2 di 2, colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, giorno. Qua ci fa scegliere la colonna. Grazie. Casella combinata, vuoto. No, purtroppo l'abbiamo testato, ma a quanto Vuoto. pare con un ultimo aggiornamento di Office Escape. si è di nuovo Ordina in colonna, ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, giorno. vede che non ed è Vuoto. il 2024, Siamo no, tornati indietro. siamo tornati Vuoto. indietro. Ordina in base a casella combinata, valori cella. Vuoto.
Vuoto. Campo per ordinamento griglia, ready 3. Opzioni punto punto. No, purtroppo non. Ordina in base a intestazione colonna. Ordina intestazione colonna. Ordina in base colonna intestazione colonna. Ordina in base a intestazione colonna. Ordina intestazione colonna. Colonna intestazione colonna. Ordina intestazione colonna. Campo per ordinamento griglia 2 di 2. Ordina in base a Ma intestazione scusate, colonna. mi permetto io di descrivere Stavo dicendo, descrivi la bene le finestra, varie. sì. Cioè, Allora, ogni livello dell'ordinamento personalizzato contiene alcune colonne. La prima è appunto selezionare qual è la colonna per cui voglio partire nell'ordinamento. Nel nostro caso, per esempio, avrebbe un senso prima per mese, ovviamente, no? Piuttosto che non per giorno. Vai sulla colonna, Tommy, della prima riga che ti faccio selezionare mesi, per favore. Escape. Filtro automatico attivato. 01 gennaio. No, stando Viene lì, firmato. Tommy, stando in quella schermata. Ah, ok, Prese. quindi 01. riattivo la Applicazioni. schermata. Gruppo. Copia. Incorrice. Elimina. Cancella. Traduci. Analisi. Filtro. Ordina sottomenu. Ordina dalla A alla Z. 1 di 6. Ordina dalla Z. Colore. Cella. Selezione. Colore. Carattere. Inserisci l'icona. Ordinamento personalizzato. Punto. 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 6 di invio. Chiudo menu. Ordina finestra di dialogo. Ok. Pulsante. Annulla pulsante. Aggiungi livello. Elimina livello. Copia livello pulsante. Opzioni. Punto. 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 Colonna. Intestazione. Colonna. Campo per ordinamento griglia. 2 di 2. Ok, no. Ordine intestazione colonna. Opzioni Torna dove punto 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 pulsa. eri? Qui. Giù. No, vai col tab, per favore, Tony. Campo per ordinamento griglia 2 di 2. Perfetto, una volta ancora. Come? Una volta ancora. Ok, Ordina per colonna 1, riga 1, ordina per casella combinata, giorno. freccia giù. Vuoto. Freccia giù una volta. Ok, Vuoto. Casella combinata, vuoto. no, torna su, mese, invio. Invio. Ok, a questo punto abbiamo selezionato mese e torniamo sul tasto aggiungi livello. Ordina in base a ordina campo per ordine. Opzioni punto copia livello elimina livello aggiungi livello pulsante ALTPA. Aggiungi livello. Spazio campo per ordinamento ready 3. Ok, adesso spostiamoci fino al secondo livello, ti guido io per ordinare per giorni. Elimina livello pulsante, copia livello pulsante, sposta su pulsante, opzioni punto punto. Campo per ordinamento griglia, ready Ok, 3. questo, dai un Ok. tab, Quindi per colonna 1, riga 2, quindi per freccia casella giù, combinata. una volta, freccia giù. Casella combinata, vuoto. Ok, invio. Invio. E adesso andiamo sull'ok. Ordina in barra, ordine, ok pulsante. Vi giuro, ragazzi, l'avevamo testato non più Ah tardi di sì? 2 settimane fa, era tutto a posto. Adesso si è di nuovo Infatti, che rotto brutta tutto. sorpresa. Devi dare un invio, Tommy. Spazio, ordina ogni oggetto che ha l'aspetto di un numero come se fosse un numero pulsante radioattivato, Ok, Alt+N. allora Questo è qua, interessante. sì. Allora qua sostanzialmente abbiamo, come dire, fatto un errore, se volete, cioè non abbiamo indicato nelle colonne la tipologia di dato che conteneva. Quindi, per esempio, qua ci sta dicendo che nella colonna mese, ok, che è così scritta ogni mese, identificato dal numero del mese, quindi 01, però si è aggiunto anche 01-G. E lui ci sta dicendo per che cosa devo ordinare, cioè lo ordino ogni oggetto che ha l'aspetto di un numero, come se fosse un numero, oppure l'opzione è ordino separatamente i numeri e i numeri memorizzati come testo, diamo l'ok sulla prima, che credo che Sì. sia Ordina ogni quella più oggetto che ha comoda. l'aspetto di un numero come se fosse un numero pulsante radioattivato. Vediamo quali altre opzioni ci sono, giusto per. Ordina separatamente numeri e numeri memorizzati come testo pulsante radioattivato. Alt+T. Ah, ok, questa è la Questo. seconda opzione, cioè io posso dire, per chi conosce un po' di programmazione, numero intero oppure numero sotto forma di stringa, no, Andrea? Cioè Sì, 02 esattamente. e virgolette 02 virgolette sono due cose diverse. Invece Sì. noi vogliamo che. Ordina ogni oggetto che ha l'aspetto di un numero come se fosse un numero Esattamente pulsante questa. radioattivato. Ok, Va bene, in pulsante. questo caso va bene. Automatico attivato. 01 gennaio B2 contiene menu a difesa con vari dati. Ok. Adesso Vediamo in che questo cosa. momento la tabella è correttamente ordinata, quindi abbiamo il primo dato di cosa abbiamo speso, come l'abbiamo speso, cioè di quanto abbiamo speso e come l'abbiamo speso, che
il 2 di gennaio, e poi la tabella si svolge correttamente fino ad arrivare al 28 di febbraio, che è l'ultimo dato che noi abbiamo inserito. Andiamo un po' a sentire. Tipologia spesa. Alimentari, mese, giorno, 2 a 2, 01 gennaio, 2 a 3, 01 gennaio, 2 a 01 gennaio, 3 a 5, 01 gennaio, 3 a 01 gennaio, 4 a 01 gennaio, 4 a 8. Sentite, se io voglio il riepilogo completo, basta che faccio un dire riga, cioè in sfresso su. 4 mese, 01 gennaio, tipologia spesa. Divertimenti, importo, 25.00, Vado giù, 01 gennaio, 15 a 9. rifaccio la stessa cosa. 20 e 15 mese, 15. 01 gennaio, tipologia spesa. Siamo sul Alimentari, 20 importo, gennaio. 22.00. Importo 32 euro. Chiedo ai partecipanti, innanzitutto, se hanno domande da fare, così rispondiamo. La seconda, di fare delle prove a casa, giocandoci, come diceva Rossana, ma vi prego di tenere in considerazione che la scelta dei dati con cui fate il test è fondamentale, Beh, ma cioè. possiamo anche dare questo file, Ah, Andrea. sì, certo. Sì, tanto non è un file di prova, quindi non c'è Sì, niente poi di. ognuno se lo implementa, se lo scrive, se lo, cioè, partiamo da qua, poi magari sarebbe bello anche condividere chi ha avuto qualche altra idea. Sì, assolutamente. Ci Facciamo vedere sono come il file. domande? Ah, scusa. Scusami, Rosana. Sì. Se no andiamo avanti. Non vorrei neanche fare un Posso incontro fare una su. domanda? Certo, Marisa. Marisa. Buonasera, sì, è molto elementare, scusatevi, ma non conosco bene. Allora, quando devo dare un comando che mi richiede l'utilizzo di più dita, come devo fare? Nel senso, per esempio, le intestazioni, Alt, Ctrl, Insert, C. Devo premere tutti i tasti contemporaneamente? Allora, qua ti rispondo io perché credo di avere abbastanza informazioni per... Allora, hai più possibilità. Allora, JAWS ha una modalità chiamata tasto insert. Adesso ti faccio vedere dove si va a attivare. Fai centro impostazioni, quindi insert 6. Sì. Exchange centro impostazioni di JAWS, finestra di dialogo, casella di ricerca editazione, control più E. Nella ricerca scrivi insert. Modalità Sì. tasto. Insert 4 risultati ricerca casella elenco. Modalità tasto insert non disponibile. Disponibile solo quando si modifica l'impostazione predefinita. Rimetti Adesso devo. Ctrl Shift D per passare a default utente. Vabbè, adesso non sono nel default, quindi non me lo fa fare, però ti faccio sentire. Editazione sola lettura. Quando è selezionata, il tasto insert funzionerà come tasto permanente. Qualunque tasto premuto immediatamente dopo il tasto insert verrà trattato come se fosse stato premuto insieme ad insert. Questa casella di controllo è deselezionata per impostazione predefinita. Ok? Sì. Un'alternativa è questa. O Bilancio. altrimenti puoi usare il blocco maiuscoli, quindi in quel caso fai Ctrl Alt Caps e C. Devi un po' mettere la mano a riccio, ma ce la puoi fare. E comunque non è molto difficile da premere, perché se tu hai una tastiera estesa, hai una tastiera estesa? Allora con una mano premi lo 0 del tastiere numerico, che è l'insert, con l'altra mano invece ti occupi di premere Ctrl Alt C con mignolo, pollice e Indice. indice. Esatto. Se proprio Ok. non ce la fai, ti apri il tuo programma tastiera con Insert F2 e da lì scegli Utility tastiera e ti vai a rimappare lo script che si chiama, adesso te lo dico, Attivato. Set row title range S e Set disattivato. Titles Row Range e Set Titles Columns Range. Ok. Queste sono tutte le possibilità che hai. Se Ci vengono in mente. avrebbe utilizzato una mano sola? E Come? chi avrebbe la necessità di usare una mano solo, nello specifico la sinistra? Sì. Ah, cioè che non puoi usare la destra? Tasti permanenti di Windows, è l'unica cosa. Ok, grazie. Bene. Allora, possiamo adesso magari far vedere come. Adesso qui abbiamo tutte le nostre righe, no? Del nostro file, però uno dice: ma a me piacerebbe vedere
il totale delle spese di gennaio, per esempio. Quindi devo Ok. usare un filtro. Ok. Abbiamo Togliamo tutto. eliminato, scusami Tommaso, abbiamo eliminato la somma degli importi, Sì. invece secondo me deve ripristinarlo in modo che poi facciamo vedere che in automatico le cose cambiano. Ma la facciamo dopo perché vi faccio vedere Sì. cosa succede Ok, anche. scusami, Sì, Rossana. la facciamo dopo, non la facciamo adesso. Ok. Quindi adesso andiamo a filtrare Sì. togliendo tutti i mesi fuorché gennaio, corretto? Infatti, vai sulla prima riga delle intestazioni, ho ancora attivo il mio Fine, fine 02 febbraio, importo. Ctrl Shift L, giusto? Sì. Vai a vedere Fine, sul fine, mese, importo sulla B1, colonna nessun filtro mese. applicato. In questo caso io ho premuto fine e dopo ho premuto la freccia in alto, così lui è andato Ok. direttamente. Perfetto. Vado di Alt freccia giù. O. Gruppo ordina dal più piccolo al più grande. Ordina per colore. Visualizzazione foglio su cancella. Filtro da importo non disponibile. Filtra per colore non disponibile sottomenu. Filtri per numeri Però sei sottomenu. sul campo importo. Escape chiudo menu. Importo, importo. Ah sì. Tipologia. Ricordo. Mese. Mese 1. Ecco. O. Brava. Gruppo ordina per visualizzazione. Cancella filtra per colore non disponibile. Filtri per testo sottomenu. F. Non è questo che vogliamo. Noi dobbiamo andare in basso finché non incontreremo una serie di caselle di controllo disposte in verticale, cioè diciamo navigabili con le frecce. C'è un menu composto da caselle di controllo. Adesso io vado giù. Edita il nome del campo da cercare, editazione Qua ALTPT. posso cercare, se ne ho tanti, cerco e mi scriverei gennaio e mi viene fuori gennaio. La prima casella che incontro sarà. Filtro manuale visualizzazione ad albero. Seleziona tutto. Attivato non disponibile. 1 di 3. Seleziona tutto ed è attivato, perché in questo momento è tutto attivo. Attivato. Spazio non selezionato. Adesso ho disattivato tutto in modo che tutte le caselle sono disattivate. Sentite. 0, 01 gennaio, non 02 febbraio, non selezionato, annulla pulsante O. Chiudo menu, filtro manuale visualizzazione ad albero, 02 febbraio, non disponibile, indeterminato, red, 01 gennaio, non selezionato. E seleziono gennaio. Non selezionato, spazio attivato. Do invio. Invio, filtro automatico attivato, mese B1, filtro applicato, ordinamento personalizzato. E adesso io Filtro dovrei avere. applicato, ascoltiamo, filtro applicato è importante perché poi se io per esempio salvo questo file, lo riapro o lo do a un'altra persona, ho tutta una serie di informazioni che questo file che sto guardando per esempio è filtrato, quindi se sto cercando delle cose, magari appena, senza usare l'alt freccia giù per andare a vedere com'è la situazione, ma vado a vedermi i dati e dico, oh, come mai c'è solo, cioè che strano questo file a gennaio, oppure vabbè, magari tutta una serie di altre informazioni. Ascolto e so che c'è un filtro, Quindi vado a vedere se il filtro devo cambiarlo, se devo toglierlo, se devo, per vedere l'insieme di tutto il file, lo devo togliere. A seconda delle situazioni, insomma, quindi cioè, questo per dire che JAWS veramente ci segue in maniera, cioè ci permette di lavorare, ecco. Sì, esatto. Anche con una serie di comandi proprio che ci danno proprio l'informazione che ci serve quando ci Sì, serve, no? sì, Andiamo a vedere assolutamente. se gennaio è l'unico mese che abbiamo. Dovrebbe Andiamo a essere questo vedere, il sì. Guarda 01 i record. gennaio, 01 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 gennaio, 01
risposta è io. informazione. Il filtro ha nascosto di fatto le righe che non, per le quali non vogliamo la visualizzazione. Adesso qui noi abbiamo Mi solo. permetto, scusami, Rossana, di interromperti solo per raccontarvi quello che è successo a schermo. Sono presenti a schermo solo le righe, diciamo, che contengono il mese di gennaio. Dopo queste, ed è l'ultima riga, la riga 10, si passa direttamente alla riga 16 ed è vuota. Quindi dalla riga 10 alla riga 16 non sono presenti a schermo, io non vedo niente a schermo. L'unica cosa che mi fa pensare di avere, come dire, che ci siano delle altre righe appunto nascoste sono che dalla 10 passo alla 16, come detto, e soprattutto, ma quasi impercettibile, che tra la riga, tra l'indicazione della riga numero 10 e la riga numero 16 c'è come uno spessorino, come un'indicazione che lì in mezzo c'è qualche cos'ha. Ma Jos ce l'ha detto, adiacente a celle nascoste.
0, Sì, vuoto, misteri, secondo me accetti, accelle, addirittura risposte. è più chiaro per un utente di JAWS che non per un utente vedente. Bene. Osservo, faccio solo perché l'esperienza mia quotidiana, dove allora, adesso noi siamo partiti da un file piccolino in cui fra l'altro abbiamo filtrato su un campo che avevamo anche già ordinato, quindi va da sé che tutti i mesi di gennaio sono 1, 2, 3, sulla riga 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino alla 10, ok? Ma se noi avessimo lasciato il file ordinato per giorno, avremmo avuto i mesi mescolati, come abbiamo visto, no? Un po' di gennaio, un po' di febbraio. Se avessimo filtrato solo per gennaio, avremmo avuto anche tra la riga 1 e la riga 16, non una sola cioè adiacente a celle nascoste, ma sicuramente più di qualche informazione, più di qualche riga nascosta, Ah, ok? Perché se i certo. dati erano ordinati per mese, lui mi ha nascosto la riga 4, ipotesi, adesso non mi ricordo se il 1 febbraio era in riga 4 piuttosto che 6, insomma. Il concetto è che comunque Giorgio ci dà anche questa informazione. Quindi avremmo avuto una serie di gennai intermezzati da dei febbrai nascosti. Perfetto, con Giorgio che ci dice nel nostro scorrere adiacente a celle nascoste. Ok? Quindi adesso possiamo andare a vedere con una somma, quanto abbiamo speso a gennaio. Ok. Zero, uno, vuoto, miserici, adiacenti a celle nascoste. Devo fare la somma normale? Sì, secondo me Ok. se tu fai la somma normale, poi osserviamo. Allora, noi facciamo la somma normale, poi osserviamo cosa fa Alto uguale. cosa fa Excel. Bilancio.xl66 barra della formula editazione uguale subtotale 9. Avete sentito cosa ha fatto? Subtotale. Lui ha capito che io voglio sommare solo i risultati, diciamo le righe che io ho ottenuto dal mio filtro, e ha detto no, non vuole fare una somma, vuole fare la subtotale, cioè solo quelli di gennaio. Invio Microsoft Excel finestra di Sì. dialogo. La formula contiene un errore. Non si vuole digitare una formula se il primo carattere è un segno di uguale uguale o di sottrazione. In Excel viene interpretato come formula. Elenco puntato digitando uguale 1 più 1. Nella cella viene visualizzato. 2 per risolvere questo problema. Anteporre un apostrofo apostrofo elenco puntato digitando. Apostrofo uguale. Escape Cosa è bilancio.xl6. successo? Tommy, perdonami, secondo me hai sbagliato la selezione della colonna, perché Ah, c'è la colonna ok. 2 mese. Escape. Filtro auto. Devi andare Sì. sulla colonna importo, Esatto, sì, esatto. avrai Perché, ragione. Vuoto di 16, 0, vuoto di Qua, 16. sì. Perché dopo diciamo una cosa. Sommare i Ok. mesi non aveva molto senso. No. D2 di 15, Oh! bilancio.xl66 barra della formula editazione uguale su totale 9, D2 di 15. Dopo Subtotale 9, cioè scriviamo il 9. di 9 No, no, righe. no. No, no, Ah, no, 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 ok. no. Ok, mi fermo, non voglio fare No, quello che la no, sa quando allora, non la so. no, no, volevo solo far osservare che si chiama subtotale, perché noi non dobbiamo preoccuparci di questo. Leggiamo solo, noi abbiamo chiesto di fare la somma. Excel si accorge che sta facendo la somma su una serie di dati, fra cui ci sono delle celle, delle righe nascoste, filtrate, ok? Quindi fa il subtotale. La formula, sì, del subtotale è articolata perché noi abbiamo chiesto la somma, ok? Ma avremmo potuto chiedere la media, per esempio, avremmo potuto chiedere qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra formula su questi valori. Quindi, il primo parametro della formula subtotale, che è 9, poi c'è un punto e virgola e poi c'è l'intervallo per il quale io chiedo la somma, lo andiamo a leggere, Tommy. Quindi Uguale se su totale andiamo a 9, D2 di leggere 15, 9, B2 di 15, A, ok? Quindi lui uguale su totale fa. 9, D2. Ah no, scusate, perché in questo Escape, caso filtro out of hai space. poca prolissità. No, più che altro in questo caso se sposto le frecce mi sposta la formula, quindi 0, devo vuoto, rifarla. D16, adiacente ad Ah, ok. D2 punti di 15, bilancio.xl66 barra della formula editazione, uguale su totale 9, D2 di 15. Metto Vabbè, metto non tutta la legge, ecco. impostare le Metti celle di la controllo. punteggiatura oppure vai di carattere in carattere, che così tanto è breve, insomma. Vabbè, do invio, la metto Invio vuoto di sì. 17.400. E dopo faccio cos'era? Control insu. Uguale su totale 9, uguale su totale 9, D2 di 15, premete escape per chiudere questo Ecco, messaggio. adesso l'ho messa qui così. Vuoto, premete vuoto.
uguale subtotale, Vabbè. S uguale, S U B T O T A L E, aperta parentesi tonda, 9, punto e Aperta virgola, D, parentesi, punto e 2, virgola, D, 2, di 2 due, punti, 2 punti. Ok, D, 1, 5, chiusa parentesi tonda. allora, giusto per spiegare, è come se fosse la somma dell'area D2, dalla D2 alla D15. È un subtotale, quindi capiamo che c'è sotto un filtro. Il 9 sta a significare somma, ok? Se lì avessimo chiesto, se avessimo scritto uguale media in quella colonna lì, sicuramente quel 9 sarebbe diventato, non me lo ricordo, un altro valore, cioè è un valore, è un codice che ha al suo interno la formula del subtotale che significa in questo caso somma. Ma non dobbiamo preoccuparcene, in questo caso ce l'ha fatta Excel, ok? È che se io devo andare a farla, a scrivere la formula del subtotale da qualche parte, devo capire, devo conoscere il primo parametro. È tutto spiegato benissimo sul supporto di Excel in Google, insomma, se non sappiamo. Sappiamo Esatto. tutti come si, cioè, diciamo, le regole fondamentali per scrivere una formula di Excel. Quindi tutte le formule, o meglio, se io comincio a scrivere uguale, Excel interpreta che tutto quello che viene dopo è una formula. Una formula ha il nome della formula, in questo caso è subtotale il nome della nostra formula, e dei parametri che vanno racchiusi all'interno delle parentesi rotonde. Quindi sicuramente scrivo uguale nome della formula, aperta parentesi. Ok? Poi a seconda della formula che sto andando a scrivere ho n parametri che Certo. vanno da 1 a 5. Penso di averne visti 5 massimi nella mia esperienza. E poi chiudo la parentesi, ok? Ogni parametro è separato dal punto e virgola. Queste sono le principali regole per la sintassi di una formula. Ok. Excel ci aiuta andando in formule, scegliendole, guardandole, studiandole, e ci aiuta anche nello scriverle. Insomma, io Certo. diciamo che ho poca pazienza, quindi me le scrivo. No, ma infatti, È più semplice scriversele. ricordiamo che Shift F3 fa partire l'inserimento guidato delle funzioni, no? Quindi Shift F3 inserisci funzione, me la cerco e dopo lui mi guida passo passo Sì. nell'inserimento degli argomenti. Facciamo. Invio. Uguale su totale 9, di vuoto, escape. Filtro automatico attivato. 01G416 e 00D16 contiene formula adiacente a celle nascoste. Ok, abbiamo visto che il totale corrisponde a 416,00. In questo caso perché io ho scelto l'arrotondamento a due cifre decimali. Volevi far vedere il shift 3? No. No, lo faccio un attimo solo vedere, giusto per... Ah, Guardate. ok, sì, no, interessante. Num funzione 9. Num funzione, vedete, argomenti funzione, lui già qua me la propone. Rifunditazione di 2 di 15. Rif Riferimento 1 di 2 di 15, 2 editazione. riferimento 2 niente, perché io posso avere anche più gruppi di celle, no? Rif 3 editazione. Da 1 a, non mi ricordo. Rif 4 e Rif 5, Rif 6, Rif 7, Rif 8 e Rif 9, Rif 10, Rif 1, Rif 3, Rif 6, Rif 10, Rif 20, Rif 30, Ha voglia. Rif 34, Rif 30, Rif 36, Rif 36 Ecco, editazione. vedete? E quando ho finito di compilare, do invio e lui fa la formula. Benissimo, quindi abbiamo visto l'ordinamento e Abbiamo visto il filtro. il filtro, abbiamo visto, e abbiamo visto come con la formula del subtotale io possa, come dire, fare la somma solo dei dati che ho filtrato. Perché non abbiamo fatto la somma prima? Perché sarebbe rimasto somma e non subtotale, e somma avrebbe riguardato anche quelle celle che noi avevamo volutamente nascosto col filtro, giusto Rossana? Sì, ma se tu adesso vai a filtrare per tipologia spesa, per Che lo facciamo esempio, subito. Vese, andiamo a giorno, vese, vedere. mia Allora, spesa, ricordiamoci mia questo spesa, numero, importo, presente, filtro applicato. 400, E quant'era? 416, 16, 416. 416, ok. 416. Andiamo a fare alt freccia giù.
Gruppo, ordina per visualizzazione file, cancella filtra per colore non disponibile, filtri per testo sotto menu F. Digita il nome del filtro manuale visualizzazione ad albero, seleziona tutto, attivato non disponibile, 1 di 6. Deselezioniamo tutto Attivato, e spazio. andiamo ad attivare solo quello che vogliamo noi. Vediamo Abbigliamento, cosa vogliamo. alimentari non selezionato. Cibo, 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 alimentari. Cibo, cibo. Selezionato, spazio, attivato. Attivato. Invio, filtro automatico attivato, tipologia spesa, C1, A questo punto noi immagino che abbiamo gli alimentari di gennaio, giusto? Eh sì, non abbiamo tolto il filtro del mese di gennaio, del mese, Esatto. quindi lui va in aggiunta. Avremo sicuramente meno record, giusto? Andiamo a vedere. Room, mese, tipologia spesa, fio, importo, tipologia spesa, mese, me, tipologia, Andiamo qua. importo di 1, 01 gennaio, 45,50, di 2, adiacenti a celle nascoste. Andiamo sulla colonna alimentari per verificare. Tipologia spesa, Sì. 01 gennaio, alimentari, 01 gennaio, alimentari, vuoto, fise, vuoto, Abbiamo solo 0, 0, 0, due, no, tre cose. mese, 01 gennaio, alimentari, C2, adiacenti a celle nascoste. Tre Tre cose. righe, tre Sì, esatto. Tre righe con visualizzate. anche adiacente a celle nascoste più diffuso, ok? Perché Eh abbiamo sì. sicuramente nascosto righe che prima vedevamo Esatto. del mese di gennaio e che adesso invece abbiamo tolto. Esatto, abbiamo Andiamo a nascosto i vedere vestiti se e tutto l'abbigliamento, le l'abbigliamento utenze, forse e le quello che c'era, utenze. insomma, le voci che il divertimento anche avevamo messo, forse. Sì. E, ok, e quindi? Quindi non so, andiamo a vedere se Excel ci ha fatto i calcoli giusti. Bene, 01 titolo, importo, 45, 01 gennaio, 16, 00, 93, 50, di 16, contiene formula adiacente a celle nascoste. Ha fatto lui, ha cambiato il subtotale in base al nostro nuovo filtro. È giusto, Andrea? Tu che fai, che vedi? Hai guardato, ha fatto le somme. Correttissimo, correttissimo, correttissimo. Ha fatto la somma in modo corretto, senza che noi facessimo nulla, ha aggiornato il risultato di quel subtotale. Quella somma, il totale in realtà, noi abbiamo fatto una somma e lui ha fatto, ha Ecco, corretto, no, ha no, aggiornato il dato. c'è da dire che qui possiamo lavorare, diciamo, con, chiamo io un po' alla volta, no? Ma mi manca, a me mancherebbe un po' la visione d'insieme, perché se io volessi vedere contemporaneamente tutte le spese di tutti i mesi, eccetera, raggruppate, eccetera, o piuttosto con dei filtri, qui ho sempre una visione un po' parziale, no? E questo è il motivo per cui sarebbe bello rappresentare queste informazioni alla fine in una tabella pivot, Ok. nella quale per esempio mettere, non so, in colonna, Io questa cosa mi raccontiamo fermerei un solo. attimo, Rossano, sulla Sì, no, tabella no, la P. raccontiamo solo, cioè perché sarebbe bello avere, no? Perché proviamo ad immaginarci che io ho una tabella in cui ho nelle colonne tutte le mie voci di spesa e in riga i mesi e i vari valori, con poi le somme per mese, le somme per tipologia di spesa e quant'altro. Però questo potrebbe essere sì, è il motivo per cui uno magari può andare a provare ad imparare le tabelle pivot. Però, siccome abbiamo messo un sacco di cose, sarebbe bello anche ricevere qualche domanda, qualche osservazione, qualche Esatto. rispiegazione. Una Sì, anche perché ti dico la verità, rispiegazione. Rossana, abbiamo messo davvero tanti argomenti. Sì, no, sono d'accordo. Vorrei chiudere qui, Un non po' di aggiungere riscontro. altro. Sì, proprio, Sì, totalmente. no, è bello dialogare. Allora, Carmelo chiede un chiarimento sul tasto, sulla combinazione di tasti Shift F3. Shift F3 ti apre una schermata guidata dalla quale tu puoi scegliere una formula da inserire o cercandola, quindi con un campo di ricerca, oppure scegliendola tra varie categorie. Quindi tu puoi vedere, ad esempio, mi metto su una Vuoto formula di vuota, ecco, 17. qua non ci sono formule, ti faccio vedere. Shift F3 cerca una funzione editazione, digitare una breve descrizione di cosa si desidera fare, quindi fare clic su vai, Alt R. Questo è il primo campo dove io posso cercare una funzione. Se io faccio tab, Vai pulsante Alt V. Oppure selezionare una categoria, casella combinata, usate di recente, Alt C. usate di recente, mi fa vedere quello che ho usato di recente, oppure Usate di recente, tutte. Finanziarie, data e ora, matematiche e trigonometriche, statistiche, matematiche e se trigonometriche. io faccio matematiche trigonometriche,
Aggrega restituisce un'aggregazione in un elenco un database 1 di 76. Arabo converte un numero romano in arabo. Arcos restituisce l'arco coseno di un numero espresso in radianti da 0 a pi greco. Arcos rest arcos arcos arcseno. Artan resti artan punto artan rest arrotonda arrotonda punto difetto punto bat arrotonda 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 un numero ad un numero specificato di cifre. Proviamo questa, no? Facciamo, andiamo sulla formula che avevamo Escape. prima. Filtro 9350 di 16 contiene Ecco, facciamo. 01 gennaio, vuoto e 10 importo 16.00 di 10 ad Ecco, accesso. facciamo arrotondiamo questo a una cifra decimale. Quindi facciamo Shift F3. Shift F3, cerca una funzione, editazione, digitare, vai pulsante, oppure selezionare una categoria, casella combinata, matematiche trigonometriche. Aggrega, restituisce un'aggregazione in arabo, arcos, 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 arcenres, arcenres, artanres, artan punto, artanres, arrotonda, arrotonda, un invio, argomenti, funzione, nome, editazione. Qua mi chiede gli argomenti, cioè ogni formula ha un numero di argomenti da inserire che io devo specificare. Voglio arrotondare a 1, quindi scrivo 1, do invio. 1. Invio bilancio.xlsx Excel, Microsoft Excel, finestra di dialogo. Per la funzione sono stati messi insufficienti argomenti. Ok, Ah, okay. No, il primo parametro è il numero, cioè è il numero che tu vuoi arrotondare. arrotondare. Ti ha detto num, mi pare. Sì. Ecco, io questa cosa volevo un chiarimento anche su questa cosa, perché giustamente so che diciamo, per chi vede ha la possibilità di seguire, diciamo, questi riferimenti, però non ho mai capito come poter, diciamo, avere questi riferimenti della funzione anche con JAWS. In che senso come avere questi riferimenti? Appunto, com'è che ora, ad esempio, andava inserito il parametro num? Lui non Sì. l'ha detto. Sì, l'ha detto. L'ha detto, sì. 24 Prova. mese 01 90 01 gennaio 16.00 di 10 adiacente a celle nascoste. D10, quindi adesso io vado a rimettere la Shift formula. F3 cerca una funzione editazione digitare. Arrotond vai pulsante alt oppure selezionare una matematica aggrega restituire arabo artan punto artan arrotonda 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 un numero ad un numero specificato di cifre invio argomenti funzione nome editazione D10. D10 Ah, nome num, giusto, sì. Ok. editazione D10 nome cifre editazione. Una cifra. 1. Num Guida relativa cifra, ha detto. a RPG. Guida relativa a questa funzione, dopo ti faccio sentire. Ok, pulsante spazio. E la Rilascio. cella come l'hai agganciata? Scusami. Mi ci sono me. Come so quale cella era? L'ho fatto. Saperla. Se non te la ricordi e la devi usare spesso, usi una funzione di JAWS, ti faccio vedere. 16.00 di 0.01 gennaio 16.00 di 10 adiacente a celle nascoste. Me la faccio monitorare, quindi in Shift 1. Cella monitorata 1 uguale di 10. Adesso, ovunque io sia nel foglio, Vuoto. Dire. mi ricordo che la mia cella monitorata è la numero 1, quindi faccio Alt Shift 1 Importo 16.00 di 10. e so che è di 10. Quindi, se io voglio scrivere una formula dove ci sono celle lontane, me le metto su questo elenco di celle monitorate e dopo me le vado a richiamare così so sempre dove sono. Sì, quindi Insert Shift 1 è per salvare la cella, E Alt Alt Shift Shift 1 è 1 per richiamarla. è per Sì. saperla, esatto. Ok, chiaro. Grazie. Diciamo che se tu cominci a scrivere una formula, scrivi uguale e devi andarti a prendere una cella da un'altra parte, puoi muoverti all'interno del foglio, è che JAWS non sempre ti segue. Sì, esatto, su questa cosa Non c'è. è così preciso nel seguirti. Allora io così magari mi sposto al foglio che so dove c'è, magari mi metto, cioè clicco, cioè do l'invio su qualsiasi cella di quel foglio che almeno mi ha composto il nome del foglio e poi la cella me la cerco, insomma, perché questo è un po', sì, se ti toglie un po' di problemi di sintassi se tu devi andare a fare riferimento, come dicevamo prima, no? I fogli, io posso fare riferimento a celle che sono presenti in altri fogli di quel file o addirittura in altri fo celle di fogli che sono addirittura in un altro file. Sarebbe comodo che JAWS ci seguisse bene in queste funzioni, però devo dire che non è molto preciso, ecco. Lo stanno lavorando questa cosa qui. Questa è Ho una delle capito. difficoltà che io ho e quindi devi un po' ingegnarti appunto o con questi strumenti che JAWS ci permette di avere, che hai appena spiegato, piuttosto che
andare almeno sul foglio e poi la cella sì, te la recuperi, insomma. Oppure puoi anche impostare un marcatore di cella, ad esempio, io posso fare così, guarda, se io voglio fare la cella se io voglio selezionare tutto da una cella ad un'altra, posso fare così. Vuoto di 20, vuoto 9, 0, 0, mese, 01 gennaio, 45, 50, di 2, Metti che io adiacente a voglio celle scolte. selezionare questa cella, io voglio selezionare questa cella, mi metto qui, faccio Ctrl Windows K Imposto il marcatore di cella di 2. e poi vado in basso. 0, 01 gennaio, 16, 00, di 10, adiacente a celle nascoste. Questa è la D10, io faccio in spazio M e Spazio. Seleziona D2, 45, 50, D10, 16, 00. adesso nel momento in cui io vado a mettere una formula, lui mi ha già selezionato le celle che verranno coinvolte nella formula. 01 gennaio, 3200 di 9, adiacente a cell, 01 gennaio, 16.00 di 10, a 93.50 di 16, contiene formula adiacente a bilancio.xl6xcel, barra della formula editazione, uguale. Insomma, scusate, c'è stato un... Ok. Filtro automatico attivato. 01 gennaio. Cancelletto nome di 16. Contiene 000 mese. Faccio? 01 gennaio. 45.50 di Ah, 2. ho sbagliato a Adiacente. scrivere la formula. No, lo so, ma mi si era un Spazio. attimo inchiodato Joseph, scusate. La cella corrente è già stata definita come marcatore di cella. 001 gennaio. 16.00 spazio. Seleziona di 2. 45.50 di 10. 16.00. Ok, adesso copio. 01 gennaio. 32.01 gennaio. 16.00. Cancelletto nome di 16. Adesso vado Contiene errore. qui, Premere contiene faccio un errore. uguale. Bilancio.xl6xcel barra della formula editazione uguale somma i numeri presenti in un intervallo di celle. Somma, aperta tonda e con l'incolla in teoria dovrei andare a... Oggi veramente non lo so. 01 gennaio, mese, vuoto di 16, vuoto, 01 gennaio di 10, contiene vuoto di 20. Vuoto di 0, Fatto, ho importo. sbagliato. 16.00 di 10, cancelletto nome di 16, contiene errori, premere Alt Shift F10 per interagire, contiene bilancio.xl6xcel, barra della formula editazione, uguale, somma i numeri presenti in un intervallo di celle. Somma, aperta tonda e incollo. No. Non ti porta il riferimento? No. Non mi trasporta il riferimento, non... Perché Dovrebbe però, no, il Rossana? marcatore. No, non l'ho mai usato. Ah, ok. No, infatti secondo me non lo fa. Uguale somma. No, più che altro l'editing della formula. Uguale Ah, somma. ok, forse ho capito, perché bisogna andare a dirgli di non scrivere nella barra della formula, ma nella cella direttamente, perché sennò l'editing risulta estremamente lento. Vuoto. Vedi? Cancelle F2. Bilancio.xl6xcel barra della formula editazione uguale somma. Vedi che fa fatica a muoversi? Bisogna Adolfo, andare. scusami, hai una domanda da fare che hai alzato la mano? Escape. Filtro automatico attivato. Adolfo. Comandi riunione con condivisione, avvisi abilitati. Alt Shift S. Se condividi suono case, schermo, condivi escape, disattiva audio. Zoom, iscriviti pulsante, iscriviti. Bilancio.xl6xc, Alt F, opzione, aggio, opzione, invio. Chiudo menu, bilancio, accessibilità. A, impostazioni avanzate, impostazioni, inserisci, attiva, avvisa, No, consenti, non so utilizzi, attivare attiva, l'audio. prima, ingrandisci, avvisa quando viene, quando è interessato, utilizza separatori di spostamento cursor, non creare, taglio, copia, mostra, pulsa, taglia, copia, Cosa avvisa stai se lo preferenza, apertura, cercando? penna, usa la dimensione, quali, dimensione, Come? Cosa stai facendo? Ah, ma sono ancora in condivisione? Sì. Sì. Ah, ok, adesso Comandi riunione con vado a condivisione togliere attivate. perché stavo... Ci sono...
Sì, Perché se ci insomma, sono domande, al di perché là del sì, se riusciamo a. se no, insomma, chiudiamo qui l'incontro perché secondo me abbiamo messo davvero tanto in sul fronte. Scusate, una domanda. Per ingrandire il carattere di una cella, no? Sì, ti ho risposto anche sulla chat. Ad ogni modo è molto semplice. Tu nel momento in cui hai selezionato una cella, accedi al ribbon Home e col tab ti sposti fino a ottenere la possibilità di selezionare il font e l'opzione successiva è la grandezza del font. Quindi è esattamente come diciamo un file di Word. Adesso mi voglio Oppure puoi premere CTRL maggiore e CTRL minore. Ok, grazie. Naturalmente questo Scusatemi. si può fare selezionando anche più di una cella per me. Adolfo, riesci? Perché non ti sentiamo poi. Se qualcun altro domanda, intanto prego. Posso io? Vai, vai. Io mi sono perso un attimo quando ha spiegato il comando Ctrl Shift L, che dice che si Allora, serve per attivare i. Rossana, sì, vai. Sì, allora, Quindi, e dov'è che si mette esattamente? bisogna Mi sono perso posizionarsi lì. sulla prima riga, cioè sulla, oh, sì, che di solito è, allora, sulla riga delle intestazioni, dove io ho i titoli delle colonne, diciamo, che di Ok. solito è la prima riga, insomma, ecco. Certo. E quindi CTRL SHIFT L attivo tutta una serie di informazioni che poi posso utilizzare. Quindi quando lo attivo, ogni colonna ha al suo interno un menu a discesa che io quindi apro con Alt freccia giù e da lì posso Sempre leggere tutta. dall'intestazione, però. Sì. Sempre dalla riga Agisce sulle dell'intestazione. intestazioni. Agisce sulle Ah, intestazioni. Per toglierlo. Rifaccio CTRL SHIFT L. Ok? ok. Allora, ho fatto un po' di prove adesso. Confermo che il sistema del marcatore non funziona per. No, Non copia riferimenti. non copia i riferimenti, quindi non si può Non è un usarlo. buon. Volevo fare un'ultima cosa, prima di chiudere perché avevo detto che l'avrei fatto vedere. Adesso ricondivido lo schermo. Ecco qui. Adesso io vi faccio vedere un attimino quali sono le visualizzazioni Braille I partecipanti disponibili ora possono e vedere. chiederei ad Andrea di descrivere man mano ognuna che si andrà a vedere. Adesso io faccio la somma automatica. 01 gennaio 45:50 di 2 01 gennaio 32:00 di 9 01 gennaio 16:00 di 10 ad vuoto di 16 adiacenti a celle nascoste Faccio la somma automatica. Benissimo. di 2 2 punti di 15 ed invio vuoto di 17 93:50 di 16 contiene formula adiacenti a celle E nascoste. adesso vado a fare Insert Alt V. Seleziona visualizzazione Braille, finestra di dialogo, lista una visualizzazione ad elenco, nessuna suddivisione, 1 di 11. Ho 11 possibilità. Le prime sono generiche, le ultime sono per l'applicazione in cui siamo, per cui abbiamo. Fine, Excel, titoli, for, ex, testo della Scusami, scheda, scegli, stiamo Invasion. parlando di visualizzazione Braille, eh? Sì, infatti adesso attiverò il visualizzatore così tu potrai È vedere. già attivo. Invasion, celle monitorate su 2, 9 di 11. Ok. Vista attiva su 1, celle monitorate su 2. Io posso avere la cella attiva sulla prima metà del mio display e sulla seconda metà del mio display avere sempre i riferimenti delle celle monitorate, così non mi scappano mai. Invio. Filtro automatico generato 93:50 di 16 contiene formula adiacente a vuoto di 17. Ecco, adesso sono su una cella vuota e sulla seconda parte ho la mia cella monitorata che è di 10 con un valore di 16. Vuoto di 18. Mi sto spostando Vuoto di 19, vuoto di 20. e io nella seconda parte del mio display ho sempre il valore della cella monitorata. Ho indicazioni di qual è la cella monitorata, ad esempio D10 e del valore contenuto. Naturalmente l'esempio è poco calzante, nel senso che abbiamo monitorato una cella Gino ha di lasciato la riunione. dati e non una cella che ha una funzione all'interno. Perché dico questo? Perché tenere monitorata una cella che ha un valore fisso ha poco senso. Sì, Aveva più esatto. senso fissare la cella dove ho impostato la somma per
Perché? Perché se cambio i filtri, come abbiamo visto, cambia il valore della mia somma. Vuoto. Andiamo a farlo. 93. Adesso mi metto qui che ho la somma, faccio in shift la cammello, 1. Un'avventura a tutti. Avrei da chiedere un'ultima cosa. Esiste una combinazione veloce per passare da un foglio ad un altro senza passare per il... Attenzione, questa cella di controllo è già stata definita. Finestra di dialogo. Sostituire cella di controllo. Certo spazio. Sì. Filtro automatico attivato. Molto 93. Bene. Adesso vado a cambiare i dati nelle celle. 01 gennaio 16 e 00 di 10 01 gennaio 32 e 00 di 9 adiacenti a celle nascoste. Meditazione 20 invio 01 gennaio 16 e 00 di 10 01 gennaio 20 e 00 di 9 adiacenti a celle nascoste. E nella mia di 16 cambia il valore e io lo vedo nel mio display. 01 gennaio 16 e 00 di 10 adiacenti a celle nascoste. Voi non lo sentite, ma il valore è 81,50. 81,50 di 0. Sì, voi non lo sentite perché giustamente questa impostazione è soltanto legata alla visualizzazione. Chiedeva, scusate, Carmelo, io se c'era un tasto di scelta rapido, un tasto rapido per spostarsi tra i fogli di Excel per non doverli selezionare e scorrerli tutti. Rossana, non mi risulta, abbiamo detto però... control... Pagina giù, contro il pagina su. Però li scorri tutti, cioè non puoi passare direttamente. Ho capito cosa intende, aspetta che te la trovo, in sac. Link, link, alle scorciate, link, leggi, link, leggi, la forma, link, metti, la forma, link, leggi, il titolo, link, leggi, il titolo, link, leggi, il titolo, link, leggi, il titolo, link, imposta, l'intervallo, link, imposta, l'intimposta, fino a non leggi una del link, vai a una cella, body, link, torna alla cella, link, imposta, un segno, link, cella, link, leggi, le cella, link, vai alla posizione del mercato, link, vai al marcatore, link, vai al marcatore, elenca tutti, vai al foglio, elenca tutti i marcatori di cella, vai al foglio precedente o successivo, con link, vai a un foglio di lavoro specifico, Alt-Shift-S. Alt-Shift-S. Eccolo qua, Alt-Shift-S. Prima non funzionava. No, perché avevo fatto control alt, perché l'abbiamo dovuto modificare, perché in inglese era control shift S. Escape. Ok. No, lo fallo. Ecco. Base dati appoggio, foglio di lavoro. Qua. Base dati, foglio di lavoro. Base dati appoggio. Chiaro? Io con l'alto shift S si apre una schermata di JAWS che mi dice sposta il foglio di lavoro. È un elenco di fogli di lavoro. Parametri. Fare un elenco di nomi dei fogli di lavoro e io seleziono quello. Base dati appoggio. Non so, mi ricordo la lettera iniziale, poi si posiziona sul primo foglio, sì, che comincia nelle per caselle, quella lettera. Nelle caselle di JAWS funziona sempre. Premo la P. Pivot. Parametri. Pivot. Parametri. E con la P salto tra pivot e parametri. Alt, Shift e la S. Io, se non ci sono altre domande, chiuderei qua. Un attimo, sto finendo le visualizzazioni Drive, perché ce ne sono tre, ne ho fatto vedere una. Allora, Alt Insert 1 un'altra volta. Seleziona visualizzazione Braille, finestra di dialogo. List una visualizzazione ad elenco. Excel vista attiva su 1. Celle monitorate su 2. Excel vista attiva su 1. Totali di riga e colonna su 2. Ok, qua invece abbiamo i totali delle righe, della riga e della colonna corrente sulla nostra regione numero 2. Invio. Filtro automatico attivato 81,50 di 01 gennaio 16 e 00 di 10 adiacenti a celle nascoste. 81,50 di 16, 01 gennaio, 20 e 00 di 9 adiacenti a celle nascoste. In questo caso... 01 gennaio, 16 e 00 di 81,50 di 16 contiene formula. Select cell vista attiva su 1, totali di riga e colonna su 2 invio. Filtro automatico attivato 81,50 di 01 gennaio, 20 e 00 di 9 adiacenti a celle nascoste. In questo caso dobbiamo impostare... la riga https e la... 2 punti barra barra 0221 https 2 punti barra barra avvia riunione trattino audio ora disattivato. L'organizzatore ha disattivato l'audio di tutti. L'audio è stato disattivato. Premi alt per attivare comandi riunione con condivisione alta. Okay. In questo caso dobbiamo dirgli a JAWS qual è il totale della colonna, qual è la riga audio dei totali attivato. Scusate, quindi 24, 81 e 5, vuoto, di 81 e vuoto, di 16, importo, 81 e 50, e di 16. E diciamo che questa è la colonna dei totali. Per farlo... Link, link, alle scorciate, link, leggi, le link, leggi, la formula, link, metti, la, link, leggi, il, link, leggi, il, link, leggi, il, link, leggi, il totale del link, imposta, l'intervallo dei titoli, di link, imposta, l'intervallo, imposta, fino a 9, cell, leggi, una delle, link, vai a una cella, link, torna alla cella, link, imposta, un segno, posto, link, seleziona le celle, link, leggi, le celle, link, vai alla posizione del marca, link, vai al marcato, link, vai al marcatore, elenca tutti i marcati, vai al foglio, prece, link, vai a un foglio, link, gestisci, foglio, link, elenca le celle, link, leggi, la, link, elenca le celle, 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 link, seleziona il link, mostra il contenuto, link, seleziona il link, mostra il brand, link, seleziona link, leggi, l'indirizzo, link, descrivi il board, link, annuncia le call, link, annuncia lo link, mostra il contenuto, link, seleziona il foglio, link, seleziona il link, modifica le foto, premete, premete escape per chiudere il quoto. Dobbiamo andare in insert V.
Impostazioni rapide Excel finestra. E dirgli totali. Total, quattro risultati ricerca casella elenco, lettura di titoli e totali. Imposta colonna dei totali disattivato nessuna modifica. Lettura spazio auto 2 di 3, spazio colonna di 3 di 3. Colonna di. Invio visualizzazione ad albero. Imposta espandi ok, così Joe sa che la filtro colonna automatico. D è la colonna dei totali. Vuoto di 17, 81 e 50, di 16, e contiene forma adiacente a celle, vuoto di nella 17, seconda riga. Vuoto di 18, vuoto di 17, 81 e 50, 01 gennaio, 16 e 0, 81 e 50, di 01 gennaio, 16 e 00, di 10, adiacente a celle nascoste. Vede, fa vedere il totale e dall'altra parte fa vedere qual è il totale. 01 gennaio, 20 e 00, di 9, adiacente a celle nascoste. Fa vedere importo 20, totale 81 e 50. Ora cambiamo visualizzazione e andiamo alla Excel titoli e formula su 1, vista attiva su 2. A quella che io preferisco, ovvero titoli e formula su 1, vista attiva su 2. Invio. Filtro automatico attivato 20 e 00 di 9 adiacenti a celle 0 01 gennaio. 20 e 00 di 9 adiacenti a celle nascoste. Quindi noi abbiamo nella prima i titoli, cioè 01 gennaio, e nella seconda il nome della cella e il valore, quindi D9, 20 e 00. Quindi abbiamo gennaio che è il mese e poi il titolo, il valore che è di 20. 01 gennaio, 16 e 00, D10, vuoto e di importo, tipologia spesa. Andiamo su alimentari, tipologia D10. Spesa e abbiamo sempre gennaio, cioè il titolo della nostra colonna, e dall'altra parte abbiamo C10 e il nostro valore. Vuoto C16, 01 gennaio, alimentari, 01 gennaio, alimentari, C9. Quindi ricapitolando, abbiamo tre viste possibili. In una abbiamo le celle monitorate da una parte e la cella attiva sull'altra. In una abbiamo i totali della riga della colonna da una parte e la cella attiva sull'altra. E in un'ultima invece abbiamo la formula e i titoli da una parte e il valore della cella nell'altra. Queste sono le tre viste divise che Jos ci propone per Excel. Ovviamente dimostrarlo qui è un po'... non è facile, perché proprio perché il display braille voi non lo potete sentire, però ho cercato un attimo di darvi la panoramica di quello che si vede a video. Video Volevo braille. Dare la voce a Virgilio che aveva una domanda da fare. Virgilio, non ti sentiamo. Niente. Se Rossana e Tommaso non hanno altro da aggiungere, io la chiuderei qui perché è stata, insomma, intensa, molto. Abbiamo spiegato tante cose e mi rendo conto che tante altre si potrebbero vedere. Carmelo Bonaventura ha lasciato la riunione. Vi invito a porci domande contattandoci direttamente. Me, Tommaso, non disturbiamo Rossana, ma a me, Tommaso, potete sicuramente scrivere ai nostri indirizzi mail, che sono Tommaso o Andrea, ovviamente, @ in modo che, insomma, proviamo a rispondere alle vostre domande. E anche magari proponendo altri argomenti, Excel, avremo sicuramente piacere, ma anche altri argomenti, insomma, non è obbligatorio che adesso ci focalizziamo su Excel. Carmelo Bonaventura è entrato nella riunione. È importante, insomma, che proviamo e che proviate a condividere con noi i vostri interessi, quello che vi preme imparare di più, in modo che focalizziamo anche i nostri incontri magari su argomenti che interessano a tanti. Vi ringrazio per l'adesione, più o meno siamo sempre stati in 25, vabbè, tolgo di Rossana e Tommaso, che, diciamo, mi aspettavo che ci fossero tutti, tutti gli altri sono stati benvenuti, non credevo di ricevere così tante adesioni, come ho detto a Rossana prima, a Merto, di non aspettarsi tante adesioni, perché l'argomento onestamente era ed è, insomma, complicato, parliamo di cose che anche, insomma, non tutti noi lavorano in Excel. E
vi saluto. Vi rimando a un altro prossimo appuntamento, ma vi rinnovo la richiesta di contattarci per proporre argomenti, per fare domande, per chiedere approfondimenti e così via. Colgo l'occasione per salutarvi, per ringraziare tantissimo Rossana, che è diventata nel corso di questi anni insomma, una persona che abbiamo una grandissima considerazione e credo che oggi vi ha dato sicuramente, no, che ce ne posso dire, ma sicuramente avete trovato una competenza molto specifica, molto tecnica Geraldo ha lasciato la riunione. e va bene, grazie per E voglio aggiungere una cosa, Rossana è un po' una nostra testimonianza, a me piace dirlo, del fatto che se si vuole, ovviamente con gli strumenti e con i tempi legati alla non visione, si può comunque acquisire un set di competenze che ti rendono davvero competitivo nel mercato del lavoro. Io questo lo voglio dire perché ci tengo, Andrea lo sa quanto ci tengo, nel senso. No, 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 ci teniamo in particolar modo speriamo in futuro di poter anche presentarvi altri pacchetti applicativi, altre soluzioni informatiche alla portata degli utenti di JAWS e più in generale anche, diciamolo. Di screen reader, insomma, JAWS Avevo diciamo preparato che un video nel d'utente back creato per office è migliorare il tuo audio. Ho deciso che il microfono particolarmente del PC. evoluto, ma insomma, gli utenti di screen reader possono fare anche tante cose. Mi spiace, dice Vito che gli audio pessimi. Mi doterò di un microfono professionale, cosa devo dirti? Va Si bene. sente come da lontano. Ok. Fate rimbombe un po' perché Mi spiace, no, è che sono in una stanza, ma l'ho lasciato tutti i colleghi, mi hanno lasciato da solo. e ultima cosa, chi di voi ha provato il Pixel Smart? Vi trovate? Vi piace? Funziona?